Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio unboxing di Into the 4K. Adesso mentre parlerò vedrete anche i filmati del piccolo unboxing dedicato alla startup della CG che è arrivato oggi a casetta mia in 4K, ovvero L'odio di Matthew Kasowitz. Un film che aspettavamo e che era stato bloccato proprio per un problema già originario da Milano Calibro 9, poiché una volta che è arrivato il disco a casa abbiamo scoperto che ciò che abbiamo prenotato non era HDR10 ma era in SDR, quindi adesso la Cecchi Gori sta rifacendo il grading del film in HDR10 e ragazzi non costa poco rifare il grading e poi anche authoring, bisogna rifare l'authoring anche del disco in HDR per rispedirvelo a casa, non costa. Ma dopo quell'errore si sono accorti, anche perché hanno bloccato per il momento le spedizioni dell'odio, si sono accorti grazie che quel disco è in SDR e avete fatto casino, ma cioè, non è HDR, non è HDR, è SDR, quindi che cosa fate? Qualcuno si accorge, ma fammi mettere il disco nel lettore dell'odio che è pronto per essere spedito, fammi vedere un po'. Ed era SDR pure questo. Poi la cover riprende HDR10, quindi sicuramente era già tutto pronto, erano convinti che fosse HDR10. Ma si sono fermati un attimo, infatti è uscito il post che se volevate potevate cancellare la prenotazione, dato che non era ciò che andavate a comprare e perdere il film, perché loro l'avrebbero fatto uscire così in SDR e hanno fatto 1000 copie del film, 1000 copie di cui io ho la 981. Ragazzi, io ho deciso di tenere la prenotazione perché è un film che adoro, mi piace sia in italiano, ancora di più in francese, ma mi piace vederlo in francese con dei sottotitoli o inglesi o italiani, e ho aspettato tanto per avere questa edizione in Italia. Ho sempre desistito da comprare l'edizione estera in Dolby Vision, ok, in Dolby Vision, anche se questo ha il Master 4K e si vede, ragazzi, che bello anche in HDR, si vede che bello, vale. Noi ce ne siamo sempre accorti anche nel 1080p, se era un nuovo 1080p con un nuovo Master, quanto vale un'immagine con un nuovo Master più bello, e questa edizione vale, ragazzi, vale. Però fatto sta che questo casino di, cioè, non accorgersi come è stato fatto un disco, cioè tu non sai come è stato fatto un disco, non lo sai, c'è questo casino negli uffici, stiamo facendo un prodotto e non sappiamo come sta venendo fuori. Com'è il grading? Boh. Cioè, come? Boh. Cioè, se non era per Calibro 9, per quell'errore di Calibro 9, ci saremmo tenuti tutti questo disco in SDR. Comunque io ho deciso di tenerlo perché penso che pago e quindi posso dire quello che voglio, ok? Ho pagato e dico quello che voglio. Speriamo che la CG in futuro non crei più casini così, anche perché sono cose brutte per loro, perché rifare il disco di Milano Calibro 9 in HDR costerà un botto, ragazzi, costerà un botto. E però, per il futuro, dato che oggi è già uscito anche il pre-order di Della Morte e dell'Amore, addirittura in Dolby Vision uscirà, addirittura in Dolby Vision, e io dopo questi casini, a me fa molto strano che esca in Dolby Vision, che sia stato fatto, che venga effettuato il grading in Italia in Dolby Vision, dato che non l'hanno mai fatto e costa anche di più farlo in Dolby Vision, non è mai stato fatto, o che sia proprio il master estero preso e buttato su disco, può anche succedere, può capitare, si può fare, basta pagare, il master buttato nel disco di Della Morte e dell'Amore, l'edizione che ho io della Synapse, che è un'edizione bomba, ragazzi, è veramente un'edizione bomba, che sia quel video lì sempre dal nuovo master che andrà anche al cinema in SDR, che poi, ragazzi, non sto dicendo che in SDR si veda peggio dell'HDR, ok? L'HDR è una nuova cosa che oramai c'è da un bel po' di anni, ma è un nuovo modo di abbracciare la visione di un film. L'HDR, il grading Dolby Vision. All'estero ci sono anche cinema in HDR e cinema in Dolby Vision, come le sale Dolby in cui io sono andato in Francia, è una cosa fuori di testa, cioè l'HDR, Like Dynamic Range, e il Dolby Vision che lavora grazie all'HDR, non è Dolby Vision che va da solo, serve l'HDR per avere il Dolby Vision, e è un nuovo modo che viene abbracciato anche da Hollywood, da chi fa i film, cioè c'è al cinema anche il grading in Dolby Vision. E quindi non sto dicendo che si veda peggio in SDR, però, cacchio, adesso abbiamo le edizioni italiane in SDR 4K che ci sono quasi tutti, ragazzi. I film della Sony, bianco e nero, i classici vecchi con Dolby Vision,
anche HDR, cioè col grigio, bianco, nero, è una cosa fuori di testa. E io so che adesso non ho l'audio in italiano in questa modalità, non ce l'ho. E per affiancare questa edizione mi toccherà, perché lo farò, comprare l'edizione francese o tedesca. Adesso non ricordo quale delle due abbia i sottotitoli in inglese, almeno per quando mi riguardo il film, che è parlato in francese. Mi tocca affiancarla a questa edizione. Mi tocca perché sono fissato. C'è chi è fissato con avere 40 steelbook a casa dello stesso film. Non sto giudicando, ognuno ha le proprie manie. Io voglio avere il video con il grading Dolby Vision. Si poteva avere anche qui. In HDR10 si poteva avere, non si è avuto. E quindi io l'ho pagata lo stesso, l'ho comprata lo stesso, me lo guarderò lo stesso, farò una recensione lo stesso di questo film, prima o poi, appena riesco a vederlo. Però non si fa così. Non si fa così perché non so quanti hanno cancellato l'edizione dell'audio. Ripeto, io ho voluto supportare lo stesso, l'ho voluto supportare lo stesso, però non si fa così. E io avverto, non perché sono into the 4K, ma per future startup, io finché non avrò la conferma, cioè io scrivo, rompo le scatole a chi di dovere, io voglio sapere che master ha, sia che sia una startup di un film in 1080p, come il piccolo grande mago dei Midogame, che fino a quando non è uscito non si sapeva se era il master nuovo dell'universo al 4K, che bellissimo, o il vecchio master pieno di filtri, non si sapeva qual era, ma dato il prezzo dell'edizione io sapevo già che era il master vecchio, in cuor mio lo sapevo già, io finché non saprò che cosa sta arrivando a casa mia e che pago, giustamente pago, io non partecipo alla startup. Io, questa è la mia idea, io non partecipo. Ok? Ci possono essere errori da CG, da Universal, Paramount, tutti possono fare cavolate, però tante cavolate si possono evitare facilmente. Insomma, vengono mandati dei dischi per provare quale sarà il disco che andrà in stampa. Ci sono i check disc, si chiamano. Vengono mandati, bisogna utilizzare quei check disc per guardare nel lettore che sia tutto, che vada tutto per il verso giusto. Mi sa che non è un lavoro che non viene svolto, perché che dobbiamo trovare il problema noi. No, mi tolgo io dall'equazione, voi che dobbiate trovare il problema, voi fa abbastanza ridere. Cioè, voi dovete trovare il problema, fa abbastanza ridere. Comunque, ragazzi. Piccolo video di unboxing e piccola mia idea personale sulla situazione e vediamo se arriverà in Dolby Vision il prossimo della morte dell'amore. Vediamo se arriverà in Dolby Vision e anche le prossime edizioni, anche perché il film di David Lynch, cioè Strade Perdute, era very good, HDR10, very good, lì è andato tutto bene, ma anche in passato è andato tutto bene. Non si capisce qua perché, cioè, se SDR, SDR, ragazzi, ditelo prima che ci mettiamo una pietra sopra. Ditelo prima, fare il grading in HDR costa, quindi se non si può fare e solo in SDR, non aspettiamo l'ultimo secondo per comprare l'edizione e poi dopo sostituire i dischi, cioè, ditelo subito e va benissimo così. Da noi esce così, lo prendo o non lo prendo, stop. Però no, anche perché qua cioè, c'è scritto HDR10, cioè questa era già stata fatta prima di tutto l'errore. Qua non si è proprio controllato niente, non abbiamo controllato assolutamente il disco. Comunque, ragazzi, se avete dei check disc, mandateli a qualcuno. Qualcuno li mette nei lettori e vi dice: guardate che il menu si pianta, guardate che l'audio non c'è, guardate che manca l'HDR, ancora prima di andare in stampa, cioè prima di andare in stampa si fa questo lavoro, prima di stampare i dischi si controlla ciò che si andrà a fare, no? No? Avessi un'azienda farei così io, no? Evidentemente non si fa così. Ma noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Viva viva la CG, assolutamente sempre viva la CG che ci ha portato tanti film in passato e sono sicuro che ce ne porterà tanti altri in futuro. Però quando si combinano le cavolate bisogna dare spiegazioni e sistemarle per il futuro. Quindi noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.